Oggi vi leggerò una favola di Gianni Rodari. Se avete già visto qualche mio video, ho già menzionato Gianni Rodari perché è stato uno scrittore italiano molto famoso e ha scritto tantissimi testi, favole, filastrocche, alcune più conosciute di altre, ma le trovo sempre molto intelligenti, molto simpatiche e anche divertenti. E molte di loro sono anche abbastanza semplici da capire perché sono indirizzate sia ad adulti ma anche a bambini, quindi sono perfette per chi studia l'italiano. La favola di oggi si intitola Il palazzo di gelato. La leggerò la prima volta tutta a velocità normale. La prima volta che la leggo non metterò neanche il testo, così potete un po' mettervi alla prova, e la seconda volta un po' più lentamente, magari spiegando qualche parola, qualche termine un po' più difficile. E poi quando la rileggerò la seconda volta metterò anche il testo di fianco a me. Una volta a Bologna fecero un palazzo di gelato proprio sulla Piazza Maggiore e i bambini venivano di lontano a dargli una leccatina. Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comignoli di frutta candita. Tutto il resto era di gelato. Le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato. Un bambino piccolissimo si era attaccato a un tavolo e gli leccò le zampe una per una, finché il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti. E i piatti erano di gelato al cioccolato, il più buono. Una guardia del comune, a un certo punto, si accorse che una finestra si scioglieva. I vetri erano di gelato alla fragola e si squagliavano in rivoletti rosa. «Presto!» gridò la guardia. «Più presto ancora!» E giù tutti a leccare più presto, per non lasciare andare perduta una sola goccia di quel capolavoro. «Una poltrona!» implorava una vecchiettina, che non riusciva a farsi largo tra la folla. «Una poltrona per una povera vecchia!» «Chi me la porta? Coi braccioli, se è possibile!» Un generoso pompiere corse a prendere una poltrona di gelato alla crema e pistacchio e la povera vecchietta, tutta beata, cominciò a leccarla proprio dai braccioli. Fu un gran giorno quello e per ordine dei dottori nessuno ebbe il mal di pancia. Ancora adesso, quando i bambini chiedono un altro gelato, i genitori sospirano. «Eh già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero, come quello di Bologna!» Quindi spero che abbiate già capito un po' il senso generale e soprattutto di cosa si parla di gelato. Adesso la rileggerò piano e vediamo magari qualche parola un po' più difficile. Una volta a Bologna fecero un palazzo di gelato proprio sulla Piazza Maggiore e i bambini venivano di lontano a dargli una leccatina. Una volta... Once upon a time, a Bologna, Bologna è una città, fecero un palazzo di gelato. Fecero è il passato remoto del verbo fare, quindi hanno fatto un palazzo di gelato proprio sulla Piazza Maggiore e i bambini venivano di lontano, quindi da lontano diremmo oggi, a dargli una leccatina, quindi leccare, to lick, a dargli una leccatina. Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comignoli sono sopra al tetto, quando hai un camino nella casa, sopra il tetto c'è il comignolo da cui esce il fumo, i comignoli di frutta candita. Tutto il resto era di gelato, le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato. Quindi porte, doors, muri, walls, i mobili, just furniture in generale. Un bambino piccolissimo. Non so se ricordate il video sui diminutivi, quindi potete dire un bambino molto piccolo o un bambino piccolissimo. Si era attaccato a un tavolo e gli leccò, di nuovo leccare, to lick, gli leccò le zampe una per una. Ovviamente i tavoli non hanno le zampe sono degli animali, ma noi diciamo che il tavolo ha le gambe, so the legs of the table, e in questo caso le zampe come se fosse un animale. Finché il tavolo gli crollò addosso, quindi gli cade addosso, con tutti i piatti.
plates, dishes. E i piatti erano di gelato al cioccolato, il più buono. Siete d'accordo? Per me è la marena il più buono, però vabbè. Una guardia del comune, a un certo punto, si accorse che una finestra si scioglieva. Sciogliersi significa to melt. I vetri erano di gelato alla fragola e si squagliavano in rivoletti rosa. Quindi squagliarsi, lei non si scioglievano tutti. Presto, gridò la guardia, più presto ancora, quindi velocemente. E giù tutti a leccare più presto, per non lasciare andare perduta una sola goccia di quel capolavoro. Capolavoro is a masterpiece, and I totally agree, sono d'accordo, è un capolavoro. Una poltrona, so an armchair, implorava una vecchiettina che non riusciva a farsi largo tra la folla. La folla is the crowd. E anche vecchiettina è una parola interessante, perché noi diremmo un'anziana signora, una vecchia è dispregiativo, ma una vecchiettina non è più dispregiativo perché aggiungiamo questa ina alla fine. E anche vecchietta non è dispregiativo. Una poltrona per una povera vecchia. Chi me la porta? Coi braccioli, se è possibile. I braccioli sono di arms of the chair. Un generoso pompiere, pompiere is a firefighter, corse a prenderle una poltrona di gelato alla crema e pistacchio. E la povera vecchietta, tutta beata, tutta felice, cominciò a leccarla proprio dai braccioli. Fu un gran giorno quello. E per ordine dei dottori nessuno ebbe il mal di pancia. Questo lo trovo molto divertente. I dottori decidono che nessuno avrà mal di pancia quel giorno. Ancora adesso, quando i bambini chiedono un altro gelato, i genitori sospirano. Sospirare, tu sai. Ah, eh già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero, come quello di Bologna. Quindi, avete capito il significato? Spero di sì. Ci sono delle parole molto interessanti nel testo e è sempre un buon esercizio per allenare l'ascolto. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta questa favola. A presto, ciao!